Bentrovati a tutti i telespettatori di Maria Vision, sono Sabina Braschi, sono all'aeroporto Vincenzo Florio di Trapani. Il momento è particolare, oggi che è l'11 maggio si sta per accogliere 63 orfani dall'Ucraina che sono arrivati e che stanno, anzi per arrivare, stanno per essere accolti, come vedete dietro di me, da questi ragazzi che hanno preparato i cartelloni. Sono bambini dai 4 ai 16 anni che provengono dagli orfanotrofi di Mariupol e di Kramatorsk nell'oblast di Donetsk. L'operazione umanitaria è stata realizzata dalle associazioni della rete Stop the World Now ed è coordinata dalla comunità Papa Giovanni XXIII con la collaborazione anche della CGIL, che ha curato la logistica via terra dall'Ucraina all'Italia con la preziosa collaborazione tra l'altro del sindacato polacco Solidarność e anche del Movimento 5 Stelle, che ha finanziato il volo charter dalla Polonia all'Italia. I bimbi sono accompagnati anche da adulti, si tratta di 21 persone, probabilmente sono i tutori dei minori, alcuni sono educatori con i loro figli e quindi stanno per essere accolti 84 ucraini. Il gruppo è stato evacuato nelle settimane scorse dai territori martoriati dalla guerra e temporaneamente ospitato nel distretto di Leopoli. Sta per iniziare anche una conferenza stampa che spiegherà i dettagli di questa operazione e anche poi il protocollo per l'accoglienza di questi bambini. Interverranno Gian Piero Cofano, segretario generale della comunità Papa Giovanni XXIII, Alfio Mannino, segretario generale della CGIL Sicilia, Andrea Malpassi, Dipartimento internazionale della CGIL, e l'onorevole Maurizio Sant'Angelo per il senatore della Repubblica. Bene, quindi accogliamo adesso questi ragazzi, ma soprattutto poi ascoltiamo la conferenza stampa. Non potevamo non accogliere, non essere entusiasti di poter dare un po' di serenità a questi giovani che stanno vivendo doppiamente una tragedia. Quindi insomma mi auguro che la Sicilia li possa accogliere, li possa fare respirare un po' di normalità. Benvenuti ai bambini, mi chiedevano dove li accoglierete questi bambini, perché ovviamente dalla prima volta, forse 20 giorni fa o di più, che il senatore mi chiamò, e poi dal colloquio che avevo avuto con il dottor Cofano sono passati già tanti giorni, e questo è servito a preparare i nostri cuori, devo dire, non soltanto i lettini di Misericordia, i lettini dell'Incoronata e dei Salesiani di Alcam, preparare i nostri cuori, perché se i cuori si connettono allora le cose andranno avanti, lontano, pensavo vedendoli poco fa, al futuro di questi bambini. E mi diceva una persona adulta: se io da bambina non avessi avuto l'affetto dei miei, forse sarei diventata io una terrorista. Qui si tratta di veramente di essere con cuore aperto, e ringrazio tutti voi che avete pensato a risolvere tutti i problemi mano a mano che avvenivano. Io posso garantire che, come è successo finora, così continuerà ad essere nella accoglienza, vorrei dire spicciola, dalla notte, dalla mattina alla mattina, insomma, ecco, no? E potete contare su quelli che già hanno dato la disponibilità e anche su altre esigenze che potranno esserci. Grazie. È nato tutto da circa 70 giorni, cioè non appena immediatamente scoppiato, insomma, è scoppiata la guerra in Ucraina. Personalmente mi sono attivato per creare tutta una serie di contatti fondamentali per poi arrivare a quelle che sono state le autorizzazioni. Ci eravamo sentiti con l'amico Gian Piero per una precedente manifestazione per la pace, che volevamo fare con una forma, una modalità diversa, poi non ci siamo riusciti nella forma che pensavamo, si è fatta lo stesso. Allora a quel punto io ho detto: guarda Gian Piero, io sto portando avanti questa situazione, ma mi serve una mano, chi meglio di voi, che è abituato in tutto il mondo a fare delle missioni in paese di guerra. Allora, mettendo in sinergia persone che per vari motivi spesso magari non si mettono insieme a lavorare un progetto, ma così è nato quindi questo progetto, che poi è stato portato a casa in Sicilia dall'associazione Papa Giovanni XXIII e tutta la rete che rappresenta, dalla CGIL, che ringrazio, e dal Movimento 5 Stelle che ha potuto finanziare questo volo aereo
con la restituzione dei parlamentari. Quindi questa è una dimostrazione bellissima per tutto quanto il paese, che spesso magari si vede diviso in moltissimi temi, ma su quello della solidarietà questo paese c'è, e soprattutto c'è questo territorio. Il territorio di Trapani è un territorio di accoglienza da sempre, e quindi è stata, insomma, una mia volontà fare atterrare qui questo volo per dare un segnale a livello internazionale di quello che è della grandezza, signor Vescovo, dei cuori dei trapanesi e dei siciliani tutti, perché insomma una parte di questi bambini verrà ospitata nella zona orientale a Catania e Norio. Quindi mi unisco anche io ai ringraziamenti, e soprattutto sono felice perché questi bambini che fanno parte di orfanotrofi, e sono bambini che non hanno più i genitori, ma non ora per la guerra, erano già senza genitori, perché alcuni orfani, alcuni erano stati abbandonati dai propri genitori. Quindi, come dico in questi giorni, questi bambini non sarebbe mai toccato nessuno andare a cercarli, perché non avevano più i genitori. Quindi credo che questo sia il segnale più bello che questa sera siamo riusciti a concretizzare. Oggi la Sicilia sta mostrando il volto più bello di se stesso. La Sicilia, che è terra di pace, terra di accoglienza, e oggi lo ha affermato. E io davvero credo che i ringraziamenti non possono essere formali a coloro i quali hanno consentito che oggi noi vivessimo questa giornata, provando a dare una risposta vera per la pace, e soprattutto provando a dare, diciamo, anche una risposta ai bambini, che sono coloro i quali più di tutti stanno pagando l'atrocità di questa guerra. E la CGIL in tutta la sua articolazione oggi è presente. Qui abbiamo con noi il Dipartimento Organizzazione, il Dipartimento Internazionale, e se questo è stato possibile grazie alla rete che siamo stati in grado di mettere in campo. Vorrei anche ricordare che noi abbiamo collaborato anche con Solidarnosc, che è stata l'organizzazione sindacale con la quale in queste settimane, in questi mesi, abbiamo portato avanti un lavoro importante, che oggi qui oggi trova una sua realizzazione. E io penso davvero che oltre al volto più bello della Sicilia c'è stato anche il volto più bello della politica, perché è una politica non chiusa nei palazzi, ma che ha provato con gesti concreti a mettere a disposizione le proprie relazioni, la propria e se permettete anche le proprie idealità, per cercare di dare una risposta concreta. E poi tutto il mondo della Chiesa, a partire dall'Associazione Papa XXIII, che ringraziamo davvero. Noi più tardi saremo nei 4 centri di accoglienza ad accompagnare i bambini, noi ci siamo occupati della logistica, ma loro saranno coloro i quali poi concretamente con questi bambini vivranno la quotidianità. Io credo che non sarà facile, ma loro devono sapere che in qualsiasi momento e in qualsiasi modo noi ci siamo, saremo a disposizione per tutto quello che è necessario, perché oggi sappiamo che oggi è una bella giornata per coloro i quali hanno realizzato questa pagina, una bella giornata anche per questi bambini che scappano dall'atrocità della guerra, ma poi c'è una quotidianità che va vissuta, e questa quotidianità naturalmente va gestita e governata, e ci sarà il bisogno di tutti e di tutte. La cosa più importante è che siamo riusciti ad organizzare, questa è la più grossa evacuazione europea dal momento dell'inizio della guerra in Ucraina, la più grossa evacuazione di orfani, la più grossa evacuazione di orfani autorizzata dal governo ucraino, perché in questo momento c'è anche tratta di esseri umani, tratta di minori, quindi stiamo molto attenti. Diversi bambini sono arrivati in questi due mesi ultimi in Europa e anche in Italia, ma non attraverso i canali legali. E questo è quello a cui ci tenevamo. Quando io con Maurizio gli dicevo sempre, ma come l'ho detto anche davanti all'ambasciatore ucraino e a tutte le altre autorità, ho detto: noi partiamo e mettiamo in moto la macchina soltanto quando vediamo le autorizzazioni per iscritto da parte del governo ucraino. Non vogliamo assolutamente venire a rubare i vostri bambini. Questa è una paura recondita, e in un certo senso la posso anche capire da parte ucraina. Se immaginate che ogni anno l'Ucraina solitamente autorizza intorno alle 200-230 adozioni, un gruppo di 63 bimbi autorizzati in un unico blocco, potete immaginare
che cosa ha scompigliato giù in Ucraina. Hanno dovuto davvero chiedere check, double check, contro check, controlli su controlli a tutte le autorità a tutti i livelli, perché molti dicevano: ma cosa stiamo facendo? Hanno chiesto su di noi tutte le garanzie al Ministero degli Affari Esteri italiano, anche al Dipartimento della Famiglia, diretto dalla Ministra Bonetti, che devo ringraziare come anche l'autorità di ambasciata estere, diciamo, anche sia in Polonia come in Ucraina, l'ambasciatore Zazo e altro. Anche ieri c'è stato un momento di impasse, di difficoltà, siamo stati bloccati ben 9 ore in frontiera ieri. Io che sono quasi 30 anni che passo le frontiere in 80 paesi del mondo e vivo solitamente su tutti di guerra, 9 ore iniziavano a preoccuparmi con tante persone al seguito. Quindi, però anche lì l'ambasciatore è stato importante, lo stesso Ministero degli Affari Esteri ucraino ha riconosciuto la validità di questo gesto, un gesto che, ripeto, noi come comunità Papa Giovanni, ha detto bene prima chi ha presentato, lo stiamo portando avanti come rete Stop the War Now. Un altro successo: 170 organizzazioni della società civile, piccole e grandi, a partire dalla CGL come la Papa Giovanni, senza guardare colore o altro. Immaginate oggi un movimento religioso con un movimento politico e con un movimento sindacale. Ma chi l'avrebbe mai pensato una cosa del genere? Questo è un altro segno di pace, devo dire. Perché dobbiamo smetterla di dividerci su quello che non va e dobbiamo unire le nostre forze e competenze per cercare di raggiungere obiettivi concreti come quello di oggi. Certo, io dovrei avere sempre davanti un caparbio come Maurizio, perché mi ha schiantato. Io non so se sono più stanco di tutta l'organizzazione logistica o di quanto lui mi ha davvero, in questi ultimi 2 mesi non mi ha fatto dormire. Però davvero è ovvio, perché ci vuole gente che ci crede nella pace, che ci crede in quello che fa, altrimenti questi obiettivi non si raggiungono. Quindi davvero mettiamo insieme questa cosa, portiamo a patrimonio questo tipo di esperienze. L'Italia è in grado di farlo, l'Italia è in grado, questa regione stupenda che accoglierà, io non ho avuto il minimo dubbio a dire: mi dici la Sicilia, troviamo in Sicilia. Qual è il problema? Siete sicuramente quelli che hanno più competenza di tante altre regioni nella gestione dei migranti o altro, nell'accoglienza, nell'essere porta aperta. Sono bambini spaventati, alcuni di questi sono anche disabili, non l'abbiamo detto fino ad oggi. Diversi di questi bambini sono disabili, anche perché le stesse autorità ucraine tendono a non dichiararlo per una questione di discorsi di adozione internazionale e tutto il resto. Quindi davvero un'attenzione particolare. Alcuni di questi, no, allora mi chiedono se sono orfani di guerra. Non erano 2 mesi fa orfani di guerra. Alcuni di questi oggi sono diventati, negli ultimi 2 mesi, anche orfani di guerra. Quindi o sono stati abbandonati o già dichiarati orfani, o ahimè, perché i propri parenti, che comunque prima li avevano abbandonati o non erano più in grado, li hanno affidati alle cure degli istituti, oggi sono morti. Parliamo di persone che vengono dal Donetsk, da Mariupol, da Kramatorsk, dove le stesse autorità ucraine non hanno più il controllo. Vediamo le immagini tutti i giorni. Io spero e sogno, non so quando tornerà. Abbiamo preso l'impegno di riportarli in Ucraina appena si fossero configurate le condizioni minime necessarie e sufficienti di sicurezza, perché io vorrei portarli assolutamente indietro. Però se questo non potrà a breve, io spero davvero che possano vivere un momento di pace, di serenità, cercare di dimenticare. Io ieri guardavo il telefono per vedere se scattava l'allarme antiaereo o meno, e dicevo tutte le volte che scattava, questi bambini a 4 anni mentre giocavano scatta l'allarme antiaereo, dove vanno a rifugiarsi? Dove? 15 giorni fa 8 morti a Leopoli, 4 missili caduti, 8 morti. Grazie per averci ascoltato. Presidente Ombra, un grande orgoglio per noi del territorio trapanese sapere che oggi questo aeroporto ha accolto i 63 bambini dell'Ucraina.
Assolutamente sì, quando mi è stato proposto la possibilità di utilizzare lo scalo per accogliere questi bambini che vengono da una situazione veramente difficile, perché vengono da aree di guerra importanti, peraltro in una condizione non semplice, perché vengono da posti particolari, sono gli orfanotrofi, peraltro bambini abbandonati, insomma, quindi che hanno già un background pesantissimo, hanno subito la guerra, quindi averli qua e fargli respirare un po' di Sicilia, un po' di normalità, un po' di, insomma, di famiglia, è veramente qualcosa di eccezionale. Quindi immediatamente ho messo a disposizione la nostra struttura, che sta giù operando in questo momento per fare tutte le procedure burocratiche per l'accoglienza, dopodiché verranno ospitati in alcune comunità e cominceranno a un nuovo percorso. Ora sentivo dagli organizzatori che c'è la possibilità in un futuro, quando finirà la guerra, quando ci sarà una nuova normalità anche in Ucraina, hanno la possibilità di poter rientrare nel loro paese. Intanto facciamogli respirare un po' di cose. Devo dire, stringeva veramente il cuore vedere questi bambini scendere dall'aeroplano con dei giocattoli che erano stati dati per dargli un po' di tranquillità. Era veramente, veramente pesante. Molto spesso bisogna riflettere quello che gli adulti non sanno fare. Che ecco, lei parla di gesto di solidarietà, di umanità, ma emotivamente cosa ha vissuto lei personalmente? Ripeto, stringe il cuore vedere queste cose e pensare che questi bambini che vivono una difficoltà dovuta degli uomini che stanno facendo una guerra, stanno bombardando senza conoscersi l'uno con l'altro. Questa è la cosa più angosciante, perché la si può avere con qualcuno che si conosce, ma farsi la guerra, ammazzare, lasciare sul terreno persone, bambine, se siete, è veramente qualcosa di drammatico. Io, ripeto, ho 57 anni, non ho mai vissuto nessuna guerra, non l'ho mai avuta vicino, ma avere una guerra così vicino, perché poi l'Ucraina è veramente vicino, lascia veramente, fa più paura del Covid che abbiamo vissuto per ora, fa molto più paura del Covid, perché il Covid tutti abbiamo tentato di proteggerci, di difenderci e di abbatterlo. Lì veramente non sappiamo, siamo nelle mani di due, tre elementi che in qualsiasi momento possono schiacciare un bottone e annientare buona parte del continente. Insomma, non è una cosa bella, è una cosa che fa veramente paura. Abbiamo visto oggi alle luci della ribalta l'aeroporto Birgi Trapani Vincenzo Florio, però è un aeroporto che sta riprendendo, diciamo, la sua vera natura. Sta facendo l'aeroporto, sì, finalmente sta facendo nuovo l'aeroporto. Altri progetti, qualcosa da anticiparci. In ogni caso l'aeroporto in questo momento ha una stagione estiva importante. Domani ci saranno ulteriori comunicazioni, già molta stampa l'ha annunciato, qualche social l'ha già annunciato, con ulteriori collegamenti da Trapani Birgi, che ne siamo fortemente orgogliosi. La squadra ha lavorato per questo, io ho lavorato per questo. L'obiettivo è quello di riportare in equilibrio l'aeroporto e di dare una ulteriore speranza, come stiamo dando a questi bambini, dare una speranza al territorio. Se è vero come è vero che l'aeroporto genera ricchezza, sono tre punti di PIL importanti per il nostro territorio. Ritornare ai fasti di un tempo significa ridare, rigenerare ricchezza del nostro territorio. Mi sembra che i segnali sono importanti, il territorio lo sta accogliendo, le città ricominciano a vedere, grazie alla pandemia che si è spostata, ma soprattutto ai voli che abbiamo, si cominciano a vedere turisti, si cominciano a vedere facce di non locali, quindi insomma è un bellissimo momento. Potenzieremo ancora, l'obiettivo è una sfida vinta non soltanto mia ma anche del Presidente della Regione, che ha puntato su questa provincia, ha scommesso su questa provincia attraverso non soltanto le risorse che ha lasciato, ma anche su un management credibile, insomma, che ha fatto, che ha puntato sulla rinascita dello scalo. Ci stiamo riuscendo, insomma, sono estremamente contento per quello che stiamo facendo. Peraltro l'aeroporto non genera passeggeri li genera la compagnia. L'abilità nostra è quella di farli transitare senza creare disagi, senza che ci siano problematiche. Siamo in continua evoluzione, l'aeroporto è sempre in continua evoluzione. Un buon proseguimento di lavoro. Grazie. Monsignor Fragnelli, vescovo di Trapani, lo abbiamo ascoltato durante la conferenza stampa in cui abbiamo preso contatto della situazione, i contenuti, le procedure, però quello che a noi piace invece più sottolineare è questa preparazione dei cuori all'accoglienza e alla solidarietà. Sì, ma devo dire che quando ero lì nella sala di accoglienza di questi bambini,
ero commosso fino alle lacrime, pensavo a tutti i cuori del nostro territorio che da tempo mi hanno detto: Eccellenza, ma quando arrivano siamo pronti, vorremmo poter mettere a disposizione non soltanto dei locali, dei vestiti, un cibo, mettere a disposizione anche proprio la nostra vita, la nostra famiglia. Per questo ho detto che è dispiaciuto che ci è voluto del tempo prima che la cosa partisse, ma tutto questo è servito a prepararci nel cuore, prepararci anche nel rispetto della personalità, della storia di questi bambini che vengono a noi. Lei li ha visti questi bambini? Sì. Cosa, che sensazione, che emozione? Sì, ho giocato un poco con loro, con i palloncini ovviamente, e mi sembrava di avere a che fare con dei pronipoti perché certo. È davvero, ho pensato dentro di me che tutta la nostra città, il nostro territorio deve accogliere sempre più pienamente questa sfida perché questo è un evento eccezionale ma che sicuramente dice un cammino di crescita che dobbiamo fare verso una genitorialità diffusa, vorrei certo, dire, no? Certo. Perché non finisce qui. Ecco, bambini orfani, orfani di guerra o comunque abbandonati durante il periodo precedente anche alla guerra, comunque sì. Sono arrivati qui da soli. E prepararci alla genitorialità come istituzioni, come associazioni, come comunità, come persone, come farlo? Ma certo, io dico innanzitutto che le istituzioni, le associazioni sono sempre fatte da uomini che possono essere bene motivati e disponibili a fare percorsi davvero di accoglienza e possono anche essere presi da paure, da timori, forse da anche motivazioni non completamente adeguate a quello che sta succedendo. Secondo me dobbiamo aiutarci gli uni gli altri, tutte le istituzioni, quelle religiose, quelle sindacali, quelle politiche, quelle scolastiche, devono collaborare perché i bambini sono, questi bambini in particolare, hanno una sensibilità straordinaria, hanno sofferto tanto per mille motivi, anche precedenti la guerra e poi questo trasferimento. Quindi noi dobbiamo esprimere al meglio le potenzialità dell'accoglienza e dell'accompagnamento successivo proprio lavorando insieme. E questo è quindi il finale che vogliamo dare a questo nostro servizio, lavorare insieme per preparare cuori. Noi di Maria Vision ci proviamo con tutta la nostra progettualità formativa, la spiritualità cattolica, ma se non vogliamo parlare di spiritualità cattolica parliamo di umanità, già questo serve certo. Ed è importante certo. Per accoglienza, per solidarietà, per carità ed è questo il messaggio da inviare oggi. Certo. Grazie a grazie tutti voi. Grazie a voi. Grazie.